Dove sta? Dove va? Il fatto è questo, che le bollette le vogliono essere pagate. E il servizio, i servizi dove stanno? I cittadini solofrani sono scesi in piazza per dire basta ai disagi legati a un'emergenza idrica che dura da quasi 3 anni, senza che all'orizzonte si intravedano delle soluzioni. A casa mia si toglie all'1 alle 13 e ritorna alle 7 del mattino dopo, e c'è proprio un disagio incredibile. Alla Fontana dei Quattro Leoni, tappata nei giorni scorsi proprio a causa della carenza di acqua, i manifestanti hanno tirato fuori i cavatappi, poi in consiglio comunale. Si doveva parlare di acqua, ma i consiglieri di maggioranza non si sono presentati e il numero legale è venuto meno. Si torna in consiglio il prossimo 20 settembre e il popolo dei cavatappi già promette che sarà lì ancora più numeroso. Il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dal canto suo sottolinea la mancanza di programmazioni in materia di risorse idriche. È una delle zone che risentono di più della mancanza di una strategia del ciclo delle acque in questi anni. Tutti i comuni della Campania, chi prima chi dopo, hanno finalmente deliberato l'adesione al nuovo ente idrico campano. Un ente non della regione, ma un ente espressione delle autonomie locali, quindi del sistema dei comuni, che dovrà prendere in mano la gestione delle acque. La regione rimane in cabina di regia a programmare, a dotare risorse, ma il passo in avanti è quello di restituire l'acqua alla gestione delle amministrazioni locali.